Non possono, altrimenti sono finti, altrimenti sono paraculi, altrimenti siamo degli stronzi, perché sai, sono un gamer anch'io. I gamer non possono fare niente. Mesi fa sulla questione di Joker e Gabbo, che si erano lamentati di una cosa e tutti i vlogger, bla bla bla. Io dissi, i gameplayer, i gamer, ormai sono visti dalla comunità come i neri 50 anni fa. E la gente mi ha detto, ah, ma che esagerazione, che paragone è questo? E guarda caso, dopo pochi mesi, adesso non possono neanche emozionarsi, che è una cosa assurda. Nel caso specifico, in un video in cui io, gameplayer, mi sto riprendendo perché è tipo il mio lavoro, che riguarda il raggiungimento di un traguardo per il quale io lavoro, con in più i complimenti di amici, un fratello e colleghi, che quindi chi non è amico è collega, ma comunque ci sta, che ti fanno i complimenti perché hai raggiunto un traguardo che anche per loro è importante, perché facciamo la stessa cosa. E siamo onesti, raggiungere 1 milione di iscritti su YouTube, se fai lo YouTuber, è oggettivamente un traguardo. Questo perché, almeno come la vivo personalmente io, ma credo anche gli altri ragazzi, a discapito di tutte quelle persone, anche familiari, che all'inizio ci dicevano: no, non farlo, non sai che strada stai prendendo, chi lascia la strada vecchia per quella nuova, tutte le solite cazzate, o tutta la community che dice, ah, oh, ma fra 2 anni finisce, 2 anni fa, fra 3 anni dirà, ah, ma fra 3 anni finisce, e così via. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto, stiamo vivendo questa parentesi, o questo lavoro che durerà per non si sa quanto tempo, e ogni mattina, almeno io personalmente, mi cago sotto. Quindi se io mi svegliassi la mattina e raggiungessi uno dei traguardi che è la mia professione, facile quanto vi pare, privilegiata, su questo sono d'accordo quanto vi pare, cazzo sarei contento. È roba grossa, poi ci stanno, ho detto, gli amici, i colleghi, quindi una parte di emotività già c'è. Poi mettiamoci un momento di merda legato a una malattia che nessuno ha il diritto, per cui nessuno ha il diritto di chiedere informazioni, se non i parenti stretti e gli amici stretti. Ma che tutti gli altri dovrebbero fidarsi nel momento in cui mi dura 6 mesi e evidentemente non è una sciocchezza, non è una stronzata. E mettiamo tutto insieme nel calderone, credo che qualsiasi essere umano con un briciolo di cuore si sarebbe emozionato. Mi sono emozionato io vedendo il video e non sono una persona dalle lacrime facili, giuro. Ma comunque i gamer non possono fare nulla, altrimenti sono finti. Possiamo né lamentarci e né piangere, altrimenti i vlogger subito iniziano e a prendere per il culo e a dire che stiamo dicendo il falso e soprattutto a mettere contro queste persone che stavano avendo una reazione emotiva da esseri umani contro un botto di persone che in realtà cerca soltanto una guerra su internet, che è proprio da stupidi, perché si parla di pippe virtuali, cioè non è neanche, dici, io mi do una scazzottata. No, no, niente. Stanno soltanto abbaiando. Vlogger che parlano di come i gamer sfruttino i loro iscritti quando contemporaneamente loro sfruttano i loro iscritti e gli altri YouTuber. Oggettivamente gli sfruttatori siete voi, amici miei, perché facciamo così: se io sono uno stronzo, ipocrita e finto, sto sfruttando i miei iscritti. Mi dispiace, i miei iscritti, vi sto sfruttando. Se un vlogger parla male di me, dice il falso su di me, fa ironia su di me, lui sta sfruttando i suoi iscritti e il mio nome. Quindi sta sfruttando due persone, due enti in più. Sei stronzo 2 volte. Ma nessuno, non c'è, nessuno ci arriva. Perché tutti sono contenti di farsi la guerra e di dire falso al prossimo, piuttosto che guardare l'evidenza dei fatti, che è quella che ho descritto poco fa. Quindi, alla fine di questo video, qual è la vera domanda? La vera domanda è: secondo voi è paraculo una persona che in un video senza tagli, mentre guarda gli auguri di amici, fratello e colleghi, riferiti a un traguardo nella sua professione, opinabile, discutibile professione, ma comunque un grosso traguardo, di un ricordo legato a una malattia debilitante per 6 mesi? Oppure è un paraculo chi invece prende in giro un altro essere umano perché si è emozionato e sfrutta, guarda caso, il suo nome, guarda caso, solo se ha più iscritti di lui, altrimenti no, altrimenti può piangere. Se avete meno iscritti di qualcun altro potete piangere. Chi è che è più paraculo? Ragazzi, ovviamente la risposta è davvero scontata e spero che ognuno di voi sia onesto intellettualmente da ammetterla qui sotto. Quindi scriviamo tutti quanti la risposta con l'hashtag ipotenusa. Vaffanculo stronzo.